avevamo 20 anni e oltre il ponte che in mano nemica, vedevamo l'altra riva la vita, tutto il bene del mondo oltre il ponte. Ben ritrovati in questa nuova puntata di Avevamo 20 anni. Oggi voglio iniziare parlandovi di una novità, cioè quella che riguarda i pensionati che hanno avuto il blocco della cosiddetta perequazione per gli anni 2012-2013. Infatti questi pensionati che si trovano nella condizione di avere una pensione superiore ai 1.500 euro lordi, hanno avuto questo danno perché nella restituzione a seguito della sentenza della Corte Costituzionale hanno ricevuto solamente il 30%. Noi come pensionati abbiamo fatto delle cause campioni per avere la possibilità comunque che venga restituito anche quell'altro, la parte rimanente che è stata trattenuta. Adesso però la questione è che entro il 31 dicembre bisogna passare dai nostri uffici, dove faremo una lettera per chiedere la restituzione completa all'INPS, che serve soprattutto per bloccare i termini di prescrizione che sono di 5 anni che l'istituto applica a tutte il contenzioso. Quindi naturalmente per tutti i nostri iscritti faremo la lettera, la possiamo fare noi, per gli altri daremo solamente le informazioni, ma venite perché altrimenti si rischia di perdere la possibilità di ricorrere in futuro nei confronti di IMSS. Avevamo 20 anni. Adesso sentiamo cosa c'ha da dire Valerie Giorsetti di Sercop sulle scadenze di IMU e TASI. Avevamo 20 anni. Il 16 dicembre scade il termine per il pagamento della seconda rata dell'IMU e della TASI per l'anno 2016. I tributi interessano i possessori di immobili siti sul territorio italiano, ad eccezione degli immobili adibiti ad abitazione principale, cioè quelli in cui il proprietario o il detentore risiede anagraficamente e dimora abitualmente, e tutte le relative pertinenze nel limite massimo di una per categoria. L'IMU è dovuta anche dai possessori di terreni agricoli, ad eccezione di quelli siti nei comuni montani esenti. Per l'anno 2016 sono state deliberate delle riduzioni di aliquota per gli immobili concessi in comodato d'uso gratuito in presenza di particolari condizioni e per gli immobili locati a canone concordato. È possibile effettuare il conteggio per la seconda rata dell'IMU e della TASI presso il nostro CAF fissando un appuntamento al numero 0521 297 699 o rivolgendosi agli uffici di Parma e Provincia. Chi ha effettuato a giugno il conteggio presso il nostro CAF in occasione del pagamento della prima rata riceverà direttamente a casa il modello F24 per il pagamento della seconda rata di IMU e TASI o via posta ordinaria oppure via mail. Sarà invece necessario fissare un appuntamento per il ricalcolo del modello F24 in presenza di variazioni avvenute in corso d'anno. Avevamo 20 anni. Nei giorni scorsi, nella Camera del Lavoro di Parma, su iniziativa dello SPI-CGIL, c'è stata un'importante iniziativa di confronto sulle ragioni del sì e le ragioni del no sul referendum costituzionale del 4 dicembre. È stato un momento importante, soprattutto molto civile, e si è parlato soprattutto di merito. Ecco, adesso vi mandiamo qualche estratto di quella importante iniziativa. Avevamo 20 anni. Per noi era importante fare comunque questa iniziativa di oggi, che si colloca all'interno di iniziative che lo SPI-CGIL sta facendo, ma anche tutta la CGIL. Ma in particolare nello SPI noi continuiamo a promuovere momenti di approfondimento, di confronto anche, per rendere più chiara possibile la scelta della nostra gente. Voi sapete che la CGIL ha assunto una posizione nei gruppi dirigenti al quale noi tutti ci riconosciamo, che è quella comunque dare indicazioni di votare no, ma ha anche detto che lascia libero i suoi dirigenti, i suoi attivisti, comunque di scegliere, comunque di fare una scelta consapevole. Noi abbiamo una forma di governo parlamentare che è nata debole,
D'accordo, la forma di governo parlamentare dovrebbe essere una forma di governo in grado di consentire alle forze politiche che vincono le elezioni di poter governare. Invece da noi è stata una forma di governo estremamente debole, dovuta a due anomalie uniche al mondo. Il fatto che ci siano due camere che fanno esattamente le stesse cose e soprattutto concedono entrambe la fiducia al governo. Hanno determinato la situazione nella quale oggi ci troviamo, con ancora non abbiamo compiuto la nostra Repubblica 70 anni e però abbiamo già avuto 63 governi. I governi durano in carica circa un anno e quindi qualsiasi governo, espressione ovviamente delle elezioni, delle maggioranze parlamentari, non sono in grado di attuare il programma per quale hanno ricevuto prima la fiducia degli elettori e poi la fiducia del Parlamento. Vedete, questo è un punto centrale della riforma, che la riforma mira a superare e a garantire la stabilità dei governi. Ciò che non condivido è proprio lo spirito di questa riforma. Io ho delle osservazioni da fare sul metodo con cui siamo arrivati a questa riforma, che non sono valutazioni politiche, sono, non lo so, perplessità sull'opportunità di avviare un dibattito sulla riforma costituzionale così ampio. Allora, dal mio punto di vista ci sono determinate incoerenze che ci portano non a semplificare ma a complicare, ci portano a non a differenziare questo bicameralismo che non è superato, ma ad ampliare, diciamo così, le conflittualità tra enti territoriali e tra una Camera e l'altra. A mio giudizio non è in grado, almeno io non vedo che sia una riforma funzionale a risolvere i problemi del nostro paese, a semplificare, a rendere più snelle le procedure decisionali, a limitare i conflitti. A me dà l'idea che sia una riforma figlia della fretta. Dobbiamo sbrigarci perché dobbiamo dare segnali di cambiamento. Che non ci sia, al momento io non sono in grado, lo dico sinceramente, non sono in grado di dire se funzionerà o meno, perché questa Costituzione ha bisogno di un suo sviluppo, di una sua attuazione, ma non ci sono le premesse di un'attuazione coerente in questo momento storico. Anche se questo testo può avere tante difficoltà e critiche, alcune delle quali io condivido, anche quelle emerse nella critica della collega, però vedete, noi oggi abbiamo questo testo che è sicuramente migliore di quello oggi vigente e per questo dobbiamo cambiarlo, per fare un passo in avanti, non è un salto, è un passo in avanti verso una democrazia normale come quella dei paesi in cui chi vince le elezioni governa. Perché imputare tutti i mali del nostro paese alla nostra Costituzione? Probabilmente all'incapacità anche degli attori politici di non sapersi misurare con queste regole del gioco. Quello che mi raccomando è dite alla gente di andare a votare perché non si perda mai il gusto di votare, perché esatto, quello è un diritto. Avevamo 20 anni. Bene, per lo spazio memoria oggi incontriamo un personaggio dell'oltretorrente, ma è un personaggio conosciuto in tutti gli ambienti, sia dello sport, dell'impegno sociale, che ha avuto tantissimi riconoscimenti, Corrado Marvasi. Avevamo 20 anni. Beh, sono nato a Parma, in via Imbriani, 16-12-1950, e la mia vita la sto vivendo ancora nell'oltretorrente. Sono 20 anni anche come circolo, abbiamo fatto l'abbinamento noi dell'Aquila con il Longhi e abbiamo rafforzato, penso, un gran circolo, uno dei più vecchi insieme a noi, perché il Longhi c'è 72 anni, noi ne abbiamo 70 come attività. Bello il Longhi che c'aveva i locali del comune. Vicino eravamo in via della Repubblica e nel 96 abbiamo deciso di fare questa fusione. Poi si è verificata che è stata una bella idea per rafforzare i circoli, per essere a contatto di più della gente del quartiere, che purtroppo con i tempi che corrono
anche i nostri vecchi faticano a vederli fuori la sera, che è un brutto lavoro quello lì, e cerchiamo di fare di tutto per guardare, però si sta peggiorando anziché migliorando. E la mia vita è tra la Chiesa dei Santi, via Bizio Borsoro, sono venuto su dagli Osti, primus Bruno il Sordo, secondo Castel, il terzo il Norge, il quarto il Sole della Maria, c'erano anche tre figli, ed era quella di, diciamo, da ragazzo e tutto, poi ero anche un po' scapestrato allora, dove mi stavano tutti abbastanza anche lontano perché ero un birichino. E diciamo che ho visto tante trasformazioni, tutte queste cose che sono cambiate, e l'importante è che siano rimasti gli ideali, dove cerchiamo ancora di essere vicino sia ai giovani che alla gente, che non perda quello che hanno fatto, quello che c'è stato nell'oltretorrente, nelle barricate del 22, da tutti. E quindi, e forse anche perché sono anche di famiglia, perché nei miei ricordi ho anche una medaglia proprio delle barricate di mio prozio, ho trovato, gli altri erano tutti partigiani, e c'è anche una zia che era abbastanza sprint, che purtroppo ci ha lasciato un paio d'anni fa, che era del 90 anni, faceva anche la staffetta. Quindi da giovani, tutta questa gente, una cosa e quell'altra, si è rafforzata l'unione di avere quel pensiero, quelle cose che ritieni valido, perché non c'è da scordarsi che loro hanno lottato per noi, per darci questi vantaggi, questi benefici. E cerchiamo di darlo anche ai giovani, parlando, discutendo, facendo anche certi dibattiti, perché queste cose non vengono, e non vengono cancellate. Se lo devono ricordare questi giovani, devono pensare, come devono pensare di più la gente. Purtroppo se qualcosa è cambiata anche la gente. Il benessere ha portato anche altre cose. Io sono venuto su che non chiudevamo neanche la porta in casa. Era una cella lunga, sì. Non la giravi mica mai, perché tu andavi su, facevi una rampa, lo sei, tocca e pa, c'era per tutti. Erano proprio tempi molto, ma molto. Tornando al circolo, lì, sono 70 anni, sono 70 anni di storia, tutti si ricordano i vecchi, quelli che vengono su. Anche perché c'era la fratellanza, c'era un'unificazione, proprio come tra molti, era uno per tutti, tutti per uno, ed è stato così anche il circolo. Noi cerchiamo di rendere sempre più possibile l'accoglienza, la diplomazia, aiutare chi c'è. Cerchiamo di stare proprio vicino al quartiere. Noi ci riteniamo il circolo del quartiere. Ogni necessità, ogni evenienza, siamo pronti a rispondere e anche a contribuire quando necessita, come abbiamo fatto già in tante altre cose. Con lo sport, l'evento maggiore è stato salire in Serie A, e poi di seguito sono arrivati tutti quegli altri. E Copenaghen, anche se abbiamo perso, è stato un susseguirsi di eventi, si può dire straordinario. Siamo in Serie C, ci sono 10.000 abbonati, non c'erano gli ultimi anni in Serie A. In Serie A eravamo in 10.000 con il servizio, con la gente d'ordine, tutte quelle cose lì. Cioè, quindi è una cosa che attira sempre, per quello legame che c'è. Poi adesso, specialmente che sono stato abbastanza, ci sono in mezzo, c'è qualche vecchio, ma sono in mezzo ai giovani, ancora meglio, ecco. Però Parma rimane Parma.
come Parma rimane Parma. E noi ci riteniamo forti di essere partigiani, ma la grande. Io ai giovani darei un consiglio: seguire l'anziano, perché con le sue capacità, la sua esperienza e le sue tutte può aiutare molto, che come vivere e come saper far vivere, perché c'è tutto di bello, bella vita, perché tutti i giorni se ne impara una nuova. Io sono di questo avviso e sono già da me sempre a disposizione dei nuovi, della gente e di tutto. I giovani devono credere ancora in noi e seguirci. Se riusciamo a darci anche una mano, e possono contare tranquillamente anche sulle nostre forze, perché noi, per la nostra città, ci saremo sempre. Avevamo 20 anni e oltre il ponte che in mano nemica, vedevamo l'altra riva la vita, tutto il bene del mondo oltre il ponte.